Vorrei commentare brevemente questo pezzo del capitolo 12, il brano di San Paolo Apostolo ai Corinzi nella prima lettera, quando afferma che il corpo è uno solo, ha molte membra e così siamo tutti un solo corpo e così anche il Cristo. Quindi noi siamo stati battezzati, cioè, mediante un solo spirito e questo rende tutti quanti parte del corpo di Cristo e c'è dunque un coordinamento, Cristo è capo, noi le membra e quindi con carismi, funzioni diverse, tutti quanti cooperiamo con unità di intenti, anche se con capacità e funzioni diverse, ma perché siamo tutti coordinati da Cristo. Ora vorrei mettere in evidenza questo fatto che nella Chiesa, così come anche nella vita del popolo di Dio, quindi non parlo solo della Chiesa gerarchica, ma nella Chiesa come popolo di Dio, ci sono delle cose ben visibili ed evidenti, con delle funzioni ben precise, ma questo non penso che sempre corrisponda alla realtà dei fatti spirituali, cioè a volte noi facciamo delle cose o non facciamo delle cose perché così ci è stato detto di fare o di non fare e poi sembra che altri invece non facciano niente o non possono fare niente, no? E quindi sono tanti che si danno da fare per esempio fare carriera ecclesiastica o per avere un posto perché se sono in un punto, in una posizione, posso fare di più, no? Al di là dell'ambizione personale, possiamo anche cadere in questa idea che per fare qualcosa bisogna essere nel posto giusto. In parte è vero. Ma se questo è vero in assoluto, come spiegare tante vite che non fanno parte e non sono inserite in posti importanti della vita, oppure sono tolti in qualche modo, ci stanno un po' e poi vengono tolti tante cose, da una malattia, alla vecchiaia, alla fortuna, delle cose, cioè, tante cose accadono, no? Allora sono solo quelle poche persone che sono membra attive del corpo di Cristo e le altre che cosa fanno? Tutto il corpo in realtà interagisce e è coordinato da Cristo. Ma quello che mi sembra anche di poter aggiungere è che spesso vi sono parti del corpo di Cristo che sono perfettamente invisibili e che pure hanno una grande parte in quello che è l'azione di Cristo, che è la salvezza delle anime. La Chiesa esiste per questo e qui sulla terra parliamo di questo. Penso sempre, non solo ai consacrati e alle consacrate che vivono nella clausura, per esempio. Chi vede mai se non Dio ciò che fanno? E cos'è che fanno? Tutte sempre chiuse o chiuse, no? In un luogo dove non sembra ci sia nessun tipo di azione se non quella spirituale, che è la preghiera, la penitenza personale, l'offerta di una vita sacrificata, Dio vede. Però attraverso di loro Dio opera il sostegno della Chiesa, così quando abbiamo degli esempi molto belli come Santa Teresina, monaca di clausura, che sosteneva con la preghiera due confratelli, due sacerdoti che erano in missione, no? All'epoca si chiamava l'Indocina, adesso si chiama Vietnam. E il sostegno spirituale, la preghiera, il sacrificio di Teresina era in qualche modo la forza vitale per l'azione di questi sacerdoti, tant'è che fu poi proclamata anche così patrono delle missioni, dei missionari. Lei che avrebbe voluto esserlo attivamente, fu chiamata invece a una missione dal centro. Io, dice, nella Chiesa ho capito cosa voglio essere. Prima volevo essere tutto e per essere tutto io sarò l'amore. Questo amore per Cristo in realtà può investire qualunque persona, in qualunque situazione si trova. Pensiamo a quante persone conosciamo che vivono la loro vita a volte in solitudine, a volte vivendo una vita ristretta, senza troppe relazioni sociali, nella vecchiaia, nella malattia, no?
E costoro, se vivono la loro situazione con l'amore forte per Cristo, diventano più che missionari. Mi sembra proprio questo, che noi siamo sempre un po' così attirati, un po' abbagliati anche dalle funzioni che si vedono e di movimento e di azione, mentre invece la parte centrale, il cuore, è quello che dà impulso a tutte le membre, alla vitalità, non si vede la parte più interna. E Santa Teresina dice proprio questo: io nella Chiesa voglio essere, sarò l'amore, cioè è la parte pulsante, centrale, che dà forza a tutto quanto e rimane invisibile. Penso che la Chiesa e il popolo di Dio vada avanti soprattutto per queste forze più invisibili di tanta gente che prega, soffre, offre e che nessuno vede e spesso nessuno considera, anzi spesso sono anche calpestate queste persone, perché uno che si fa piccolo con facilità diventa un'occasione di, no? Di trituramento da parte degli altri. Ma questo atteggiamento, che non è questa interpretazione, che non è mia ovviamente, ma non è consolatoria. Ah, anche te hai la tua parte importante, per dirti, però io in realtà preferisco un'altra parte importante, che è quella che si vede, dove si fa, dove mi muovo, dove sono i riconoscimenti e anche dove vedo le cose che si costruiscono, si muovono. E questa è la cosa più sbagliata, perché Dio ama chi si fa piccolo, chi si nasconde, e i piccoli sono quelli che non contano niente, i miti, no? Sono quelli che non hanno il senso nella volontà del potere e della potenza, e costoro erediteranno il regno dei cieli, e i primi saranno gli ultimi, alcuni dei primi saranno gli ultimi, alcuni degli ultimi saranno i primi, no? Che vuol dire i valori di questo mondo sono completamente ribaltati, e noi dobbiamo resistere alla tentazione o allo sconforto di pensare di contare poco o niente nel mondo. E la nostra preoccupazione è quella di piacere a Dio e chiederci: cosa posso fare per te oggi, oh Signore? E anche quel poco che facciamo, quell'invisibile, e qui sempre Santa Teresina maestra, quelle azioni che facciamo in casa, no? Nei nostri lavori, che sono umili, non sono chissà che cosa, in realtà, intrisi di questa forza d'amore interiore per Dio, diventano lo strumento che viene trasformato in frutti di grazia per il mondo intero. Io penso sempre a questa Chiesa, una Chiesa umile, nascosta, che lavora, che ama Dio, rispetto a una Chiesa che si interroga, che fa, che agisce, ma dove quella che è l'ambizione umana o anche l'illusione umana o le spinte umane, troppo umane, a volte poco spirituali, danno l'idea che quella sia la parte più importante. Lo dico con profonda convinzione, lo dico non come discorso di consolazione, ma come discorso di radicalità del Vangelo, così come ci è stato insegnato da Cristo. E sono pochi quelli che sanno rinunciare a qualcosa di grande o di importante per entrare nel nulla umano e nel nascondimento. Ma tante belle biografie di santi ci insegnano questo, no? La vita nascosta di Cristo è stato esempio. Penso a Charles de Foucault, per esempio, che ha vissuto anni a Nazareth come ortolano, non riconosciuto per quello che era, no? Nell'orto delle monache di Nazareth, e via di questo passo, ma sono tantissime le persone che hanno vissuto così. Sia questo il nostro spirito, la certezza di essere amati da Cristo perché amiamo Cristo e di essere utili nel modo in cui Cristo ci vuole utilizzare. Lui dà valore alle cose che per il mondo sono niente. Tutto sta quanto noi amiamo Lui. Se l'ho dato Gesù Cristo.